E ciao a tutti ragazzi, bentornati su Yoga Watch Italia. Oggi andiamo con il terzo episodio della vostra serie preferita. Lo so che è la vostra preferita, dai, lo so. Quella di Shogu vs Gnambo. Vediamo se adesso sta reccando, che adesso sta reccando, perché prima ha fatto un femore. Non è che non ho usato la Gnambo senza che stava reccando, sennò bestemmiavo. Faccio vedere al volo tutte le novità. Come sapete, vabbè, il nuovo evento con i portali, solite robe. Vi dico al volissimo le quest per quanto riguarda la moneta. Dovete fare lo stage 1, completare lo stage 1, fare lo stage dei portali fino al livello 5, ok? Quello, portale quello basic. Poi fare la game, la room dello ZZ, quindi il boss, fino al livello 2. Fare lo stage 45 senza continua. Fare lo stage ID stage 1, completarlo. Adesso vi dirò anche come si sblocca. Poi lo stage 55, fare anche lo score attack e il portale fino al livello 15. Io ho appena terminato, purtroppo veniva anche quello lì nella rec, ma non è stato salvato. Non ho capito perché ora funziona la rec, meno male. Per fare l'ID stage 1, ragazzi, dovete avere in team questo yokai qua, Malvallo. Ok, Malvallo, che non è altro che il cavallo quello maligno. Ok, questo qui, eccolo qua. Lui dovete avere, che tra l'altro è la versione cattiva di lui. Tra l'altro, per questo è Pegaso, dovrebbe chiamarsi. Questo qua è Malvallo. Lo trovate, se non lo trovate nella slot, comunque lo trovate in alcune mappe. Adesso non ricordo di più dove si trova. Comunque dovreste avercelo, rango A, easy. Dovete averlo nello stage 40. Quindi voi fate lo stage 40 con Malvallo in team e si sbloccherà lo stage segreto. Vi ricordo che per fare in modo che conti la sfida dovete anche completarlo, perché molti lo sbloccano e basta, ma in realtà conta la missione, perché dovete anche completarlo lo stage segreto. Adesso non è da svoltare la Gnambo, però vi parlo anche dei punti di Twitter molto molto velocemente, che la campagna è finita, come sapete. Tanto ringrazio tutti quelli che hanno visto il video, che sono riusciti ad ottenere la moneta Z grazie a me. Grazie, che vi è stato aiuto. Spero che piaceranno anche i prossimi tutorial che porterò. La campagna quindi è finita. Siamo riusciti a racimorare 5.000 punti. Non mai, di solito arrivavamo a 6.000, 7.000, ma comunque va bene. E verranno dati entro 7 giorni, ragazzi. Quindi da qua, quando sto registrando questo video, dovrebbero esservi già stati dati. Io sto registrando il day one dell'evento. No, ancora no, però quando lo vedete in teoria dovrebbero essere già stati dati. Quindi adesso andiamo incredibilmente a sottare la Gnambo. Eccola qua. L'altra volta abbiamo trovato Lightning Shogunen. Non mi aspetto di trovare un altro ZZ. Sicuro troveremo un S. Qua la rec sta andando. Io i soldi al tempietto glieli ho già dati. Quindi let's go. Lasciate il like, ragazzi. Dai, lasciate il like per supportare questi video e per i video appunto anche di Pokémon che stiamo portando e Puni Puni. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrizione, like. In descrizione trovate anche Telegram e Instagram. Dai, dacci qualcosa di bello. Se trovo un'altra teta spacco tutto. E nel senso, ovviamente, la fortuna della Gnambo. Ragazzi, l'altra volta ci è andata non bene di più. Abbiamo trovato Lightning Show, anche tra l'altro ho maxato, perché è OP come coso, veramente OP, bellissimo yokai e anche stra utile. Quindi niente ragazzi, questo era il video Gnambo Coin. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e presto vi verranno nuovi video. Bella.